Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Immigrazione, assalto di migranti alla stazione di Budapest, Cina via 300.000 soldati, no all'egemonia. Malesia si ribalta un barcone con 100 persone a bordo. Migliaia di migranti si trovano nella stazione di Budapest che è stata riaperta. In centinaia hanno dato l'assalto ad un treno fermo ad un binario e diretto alla frontiera ovest. Gli altoparlanti continuano comunque a diffondere annunci che non partiranno treni diretti in Europa occidentale. La Cina ridurrà di ulteriori 300.000 soldati l'esercito, lo ha annunciato il presidente Xi Jinping inaugurando a Pechino la parata militare per celebrare il 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ha inoltre annunciato che la Cina, per quanto forte diventi, non cercherà mai l'egemonia sugli altri paesi. Una barca con a bordo circa 100 persone si è ribaltata questa mattina al largo delle coste della Malaysia nello stretto di Malacca. Si presume che le persone a bordo fossero migranti. Per il momento i sopravvissuti tratti in salvo dai pescatori locali sono 13. Un bambino americano di 6 anni a Roma in vacanza con i genitori è precipitato dal secondo piano di un edificio nel centro della capitale in via del Boschetto e salvo per miracolo. La sua caduta è stata attutita da una pianta di edera e da un impianto di aria condizionata. Soccorso è stato trasportato dal 118 all'ospedale Bambino Gesù, dove si trova ora in prognosi riservata. Sta lentamente arretrando l'anticiclone africano, consentendo ad alcune perturbazioni di raggiungere il Mediterraneo. Una prima raggiungerà oggi il nord, mentre una seconda, più intensa, raggiungerà l'Italia tra venerdì e sabato, portando un ulteriore calo delle temperature. Al sud invece ancora caldo, con punte di 36-38 gradi. Novak Djokovic e Rafa Nadal superano il secondo turno agli US Open e si preparano alla sfida con gli azzurri Andreas Seppi e Fabio Fognini. Sui campi in cemento di Flushing e Meadow, il serbo numero uno del mondo ha vinto agevolmente con l'austriaco Maurer, soddisfatto Nadal che ha battuto agevolmente Diego Schwartzman.